Iniziamo un corso dedicato a PHP. I requisiti necessari per seguire questo corso sono un minimo di conoscenza dei linguaggi di programmazione e del loro funzionamento e un minimo di conoscenza di HTML. Vi ricordo che l'HTML descrive il layout della pagina, ovvero la sua struttura. Il CSS sono fogli di stile che decorano gli elementi standard dell'HTML, mentre PHP è un linguaggio di programmazione vero e proprio e viene incorporato nelle pagine HTML. PHP è un linguaggio lato server, quindi viene seguito direttamente sul server. Vi ricordo infatti che quando richiediamo una pagina attraverso il suo indirizzo URL, questa viene inviata dal server al nostro computer. Il browser poi si occupa di visualizzare il contenuto della pagina grazie alle informazioni contenute nel sorgente. Definiamo PHP al lato server perché appunto viene eseguito sul server, mentre è un linguaggio lato client, ovvero viene eseguito sul computer del cliente, dell'utente, il linguaggio JavaScript. Infatti JavaScript viene spesso bloccato dai browser, mentre PHP non viene bloccato perché viene eseguito sul server, quindi non ha peso sul computer dell'utente, che quindi può usare anche un computer di non ottime prestazioni. Poiché, come abbiamo detto, PHP è un linguaggio lato server, per poter eseguire gli script scritti in PHP è necessario avere un hosting sul server. Ci sono alcuni hosting gratuiti, come ad esempio Altervista, che ci consentono di creare dei file sul loro spazio web e di visualizzare pubblicamente il risultato. Le pagine infatti sono raggiungibili attraverso un indirizzo URL da chiunque. Noi in questo momento utilizzeremo un altro sistema, che è quello di emulare un server sul nostro computer. Ecco qui il nostro XAMPP. Allora, dal pannello di controllo posso andare all'applicazione con Go to Application. Questa è la pagina principale che viene attualmente visualizzata. Andando in Go Open Application Folder, troviamo la cartella hdocs che è questa qui, dove all'interno ci sono i file che abbiamo visualizzato ora. Realizziamo una nuova cartella che chiamiamo ad esempio local. Io questa local ne ho creato un collegamento e l'ho messo sullo schermo, sul desktop, anzi in OS X si definisce scrivania. Local è questa qui. Ora qui dentro posso mettere i file che voglio. Ed è proprio qui, da qui che inizieremo ora. Possiamo realizzare un file PHP con un qualsiasi editor di testo. Utilizziamo in questo caso per ora, ad esempio, vediamo, ad esempio, TextMate. Questo è il nostro editor di testo. Abbiamo a destra le righe del codice, in fondo la linea in cui siamo posizionati e
Il tipo di testo scegliamo PHP, le dimensioni del tab e altre impostazioni. Ogni file PHP deve chiamarsi, cioè la sua estensione deve essere PHP, anche se un file PHP non è detto che sia solamente PHP. PHP abbiamo detto è un linguaggio che viene incorporato nelle pagine web. Quindi un documento HTML può contenere PHP. L'importante è che questo file abbia extension e non estensione .php. Ora, questo file, anche se vuoto, io lo salverò come file PHP. Salva come? Abbiamo detto che vado sulla scrivania nel mio server locale. La prima pagina di ogni cartella, di ogni sito, deve chiamarsi index. Qualcosa. Index.php in questo caso. Questo significa che questa sarà la prima pagina che viene caricata appena si digiterà l'indirizzo, senza necessariamente scrivere la pagina index.php. Ovvero, andando io ora su localhost, mi connetto alla pagina che abbiamo visto prima nella cartella di XAMPP. Ora scendo giù, quindi nella sottocartella che ho chiamato local, metto slash. Ora, la prima pagina che verrà caricata qui sarà proprio index.php. Ora, torniamo al nostro file. Allora, la base di HTML ci dice che una pagina è composta da, che una pagina HTML è strutturata nel seguente modo: doc type. HTML, apro head slash head, apro body, chiudo il body. Ora sistemiamo meglio body, ora sistemiamo meglio il tutto. HTML è il primo tag che viene aperto. I tag principali unici di HTML sono head e body. Head contiene dati come il titolo, il tipo di caratteri, la descrizione della pagina e tutte le cose che non vengono visualizzate fisicamente nella pagina. Un tag dell'head è il titolo. Title descrive il titolo della pagina. Questo non viene visualizzato nella pagina, ma viene visualizzato come titolo della finestra. La mia prima pagina, ad esempio. Io faccio salva. Ora, essere sicuro di non sbagliare, mi accerto che il server Apache sia attivo. Anzi, faccio un attimo un riavvio per sicurezza. Intanto,
Mi sposto nella cartella che avevo creato, che è localhost. Ecco qui la nostra pagina. La crasha del server, non so che problema c'è stato. Ora, questo è solo HTML. Per inserire PHP, ad esempio nel body. Perché ad esempio? Perché posso inserirlo anche nel titolo e stampare questa cosa. Oppure posso scrivere tutta la pagina stampandola con PHP. Ma non è quello che mi serve. PHP. Ogni pezzo di PHP si apre con minore punto interrogativo PHP e si chiude con punto interrogativo maggiore. Importante tenere ordinato il codice, soprattutto all'inizio, per capire meglio. Ora, un'istruzione fondamentale in PHP, ovvero quella più usata, è sicuramente echo. Echo ci consente di stampare sullo schermo una stringa di testo. Si possono usare o le virgolette doppie e scrivere il testo qui dentro, oppure i singoli apici. È indifferente. Usiamo le virgolette doppie. Ogni istruzione di PHP si chiude con punto e virgola, che è fondamentale. Ora, per vederne il risultato, scriviamo qualcosa di più sensato. Risultato del comando echo. Facciamo salva. Torniamo qui, ricarichiamo la pagina. Ecco qui il testo. Questo testo ora è un testo formattato, viene applicata la formattazione standard per la pagina. Ovviamente io ora posso scrivere del testo, cioè dei tag HTML qui dentro. Ad esempio, posso scrivere che questo è un titolo e lo faccio con H1. Apro e chiudo. Faccio salva con Command S, vado nella finestra di browser, aggiorno e questo è il titolo H1. Ora, ho stampato del testo, ho usato dei tag HTML al suo interno. A questo punto passiamo ad argomenti più complessi. Le variabili. Le variabili non sono altro che delle scatole, dei contenitori, o comunque dei valori salvati in un posto, pronti per essere utilizzati. Le variabili in PHP non sono tipate, ovvero in altri linguaggi di programmazione esistono i tipi, intero per i numeri, stringa ad esempio per i caratteri, bool per vero e falso. In PHP non c'è questa distinzione. Una variabile non deve essere dichiarata,
necessariamente prima di essere utilizzata. Ora, dichiaro una variabile e uso il simbolo dollaro seguito da un nome. Il nome della variabile, che si può chiamare ad esempio Pippo, deve essere una parola senza spazi. Non deve iniziare con un numero e può contenere soltanto gli underscore come carattere speciale, oltre al trattino. Vi consiglio di utilizzare questo tipo di standard quando si vuole scrivere una parola con posta, si usa la cosiddetta notazione a cammello, ovvero data partenza, ad esempio. Sono due parole. Per distinguere dove finisce una e dove comincia l'altra, si usa la prima lettera della parola successiva in maiuscolo. Torniamo alla nostra variabile Pippo. Pippo è solo un nome fittizio della variabile. Con l'operatore uguale gli assegniamo un valore. Questo valore abbiamo detto può essere una stringa, un numero o altro. Gli assegniamo, ad esempio, un numero. Quando assegniamo un numero non c'è bisogno di virgolette. Ad esempio, 15. Ora, il numero 15 viene salvato nella variabile Pippo, ma finché questa non viene utilizzata, nessuno potrà visualizzare il contenuto di questa variabile, ovvero il valore B, 15. Per visualizzarne il contenuto, ricorriamo alla nostra funzione echo. Questa volta non facciamo stampare del testo, ma facciamo stampare una variabile. Per stampare una variabile non c'è bisogno né delle virgolette né degli apici. Semplicemente basta scrivere dollaro seguito dal nome, Pippo. Come abbiamo detto, ogni istruzione si chiude con il punto e virgola. Facciamo salva. Ricarichiamo la pagina. Ed ecco che ci viene stampato il valore 15. Ora, 15 può valere qualsiasi altra cosa, ovvero Pippo può assumere qualsiasi altro valore. Come poteva valere 15, ora può valere anche buongiorno. Salvo. Buongiorno. Ora eseguiamo un'altra operazione. Rinominiamo questa variabile e la chiamiamo saluto, ad esempio. Poniamo che il nostro utente si chiama Marco. Creiamo una nuova variabile che si chiama seutente, a cui gli assegniamo temporaneamente il nome Marco, sempre il punto e virgola. Ora vogliamo stampare buongiorno Marco. Innanzitutto cancelliamo questa variabile. Abbiamo detto buongiorno Marco. Questa stringa è composta da almeno due pezzi. Buongiorno, quindi se saluto, e da il nome Marco, se utente. Ma cosa succederebbe?
Innanzitutto vediamo che il punto ci consente di concatenare queste due variabili. Quindi ora ci verrà stampato benvenuto Marco. Tuttavia, quello che viene stampato è esattamente questo più questo. Non ci sono spazi, quindi verrà stampato tutto attaccato. Per rimediare, concateniamo un altro pezzo che è una stringa e la facciamo diventare uno spazio. Quindi stamperà saluto, spazio, utente. Saluto varrà buongiorno. Lo spazio è uno spazio. Utente vale Marco. Facciamo salva. Torniamo al browser. Aggiorniamo la pagina. Buongiorno Marco. Perfetto, è quello che volevamo. Bene, siamo a buon punto. Facciamo ora qualcosa di più complicato. Utilizziamo gli operatori matematici. Quando si parla di matematica, di solito le persone si spaventano. Quando si è in programmazione, la matematica è fondamentale. Dichiariamo due variabili, A e B. A gli diamo il valore 2. B gli diamo il valore 3. Dichiariamo ora una terza variabile che è un numero C e che è uguale non a un numero assegnato, ma ad un numero ottenuto con la somma di A più B. Quindi utilizzeremo l'operatore più e scriviamo dollaro A più dollaro B, punto e virgola. Quindi A vale 2, B vale 3, C varrà 2 più 3, sommati matematicamente. Stampiamo il risultato di C. C vale spazio, punto, dollaro C. Punto e virgola. Salvo. Aggiorno. C vale 5. Vediamo infatti che 2 più 3 fa 5. Mettiamo ora che A non vale più 2, ma A vale 9. Io ho modificato solo A. Vale ora 12. Perché vale 12? Perché 9 più 3 fa 12. Ora voglio cambiare l'operatore. Non è più una somma questa, ma è una moltiplicazione. E la moltiplicazione in tutti i linguaggi di programmazione si indica con l'asterisco, che sarebbe il per. Ora C quando varrà? 9 per 3, 27. Stessa cosa per la divisione che si indica con la sbarra da sinistra a destra, salva. 9 diviso 3, 3. Ovviamente, come abbiamo potuto stampare 3, così poteva essere anche un numero decimale. Quindi mettiamo 11 ad A, facciamo salva. C vale 3,66666
Vi state rendendo conto che con un linguaggio di programmazione possiamo realizzare qualsiasi calcolo matematico? E dicendovi qualsiasi, vi dico qualsiasi davvero. Assegniamo ad A 30, che poniamo sia il nostro angolo, anzi, lo chiamiamo alfa. Dichiariamo una variabile seno che è uguale al seno di alfa. E come lo facciamo? Con la funzione sin e specificando tra parentesi proprio dollaro alfa. Sistemo un po' qui. Ora scrivo eco, stampiamo a schermo. Quindi il seno di qualcosa che è contenuta in se alfa gradi è ora. Per usare la E dovrei usare questa. Però è una lettera accentata e non è detto che venga letta correttamente, quindi dovrei usare E apostrofo, ma l'apostrofo verrebbe confusa come apertura, ovvero in questo caso la chiusura della funzione eco. Quindi cosa faccio? In questo caso direi che è più conveniente usare gli apici doppi. Così posso lasciare la E in questo modo, usare lo spazio così e allegare concatenare il valore di seno, punto e virgola, salvo, aggiorno la pagina. Il seno di 30 gradi è meno 0,98080. Come per seno, ovviamente vale la stessa cosa per coseno, cos. Ovviamente qui cambio in coseno. Salva. Il coseno di 30 gradi è 0,15. Vediamo cosa viene visualizzato se anziché usare la E con l'apostrofo uso la E accentata come si dovrebbe. In questo caso viene visualizzata correttamente. Tuttavia, capita spesso che a causa della codifica d'asci a 7 bit, la E accentata non è inclusa in questa codifica. Infatti vengono visualizzati caratteri strani. Ovviamente esiste una tabella dove ogni carattere di questi speciali può essere sostituita con una stringa particolare che indica al browser che in quel posto si trova un carattere speciale e quale di questi si trova.